Siamo a Nereto, nella sede del Circolo Anziani di Nereto, con il presidente Vincenzo Di Giacobbe, oggi per una giornata importante, una giornata di solidarietà, un pranzo che poi sarà, il ricavato sarà devoluto a favore della Caritas. Sì, della Caritas e del liceo Peano Rosa, che siccome ha subito un furto per i ragazzi meno abili, e allora contribuiamo anche con loro. Una bella iniziativa, la gente partecipa volentieri, adesso faremo anche delle lotterie interne per incrementare il ricavato. Il pranzo è 20 euro con antipasto, due primi, la capra e poi dolce, frutta, caffè e spumante, quindi sarà un bel discorso. Il Circolo Anziani non si dedica soltanto ad attività ricreative per gli associati ma anche a tante altre attività. Sì, beh, noi abbiamo il coro che è di interesse nazionale, abbiamo il folklore, facciamo teatro e siamo nel territorio, siamo vivi anche se anziani. Quindi, tra l'altro, adesso cambieremo anche lo statuto e inseriremo i giovani perché stiamo facendo un ampliamento sperando di poter mettere dei biliardi o delle attività che possa attrarre questi giovani. Curiosando nel menù di questo pranzo abbiamo visto anche un piatto tipico di Nereto che è appunto la capra alla neratese, di cui voi siete anche promotori della sagra. Sì, beh, noi ormai la sagra la facciamo da una decina d'anni, l'abbiamo ripristinata perché purtroppo era andata alla malora, nel senso che è un piatto molto difficile, ci vuole 4 ore di cottura e non è facile. Noi abbiamo la fortuna di avere delle donne eccezionali, anche se anziane, che l'hanno cotta 4.000 volte per dire, quindi, e poi ci mettono l'anima. E quindi noi facciamo la sagra sempre ad agosto, dopo la sagra di Torano, e la gente è entusiasta. Per il Circolo Anziani ci sono progetti di ampliamento, vogliamo anticipare qualcosa? Sì, abbiamo ricevuto dalla Fondazione Tercas un contributo di 35.000 euro, abbiamo fatto un altro fabbricato a fianco a questo qui per poter inserire altre attività, altre cose in modo da incrementare ancora di più questo circolo che alla comunità non costa, cioè, che è stato realizzato da noi e penso che è unico in Italia, nel senso che siamo riusciti a costruire un fabbricato di 400 metri quadri, quindi, e ne siamo orgogliosi. Siamo con Cinna Di Giacobbe, responsabile della Caritas parrocchiale di Nereto. Questa di oggi è una giornata importante, un pranzo di solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale e anche all'Istituto Peano, perché da poco ha subito un furto. Certo, io sono veramente entusiasta di questa iniziativa che il Circolo Anziani, il presidente Vincenzo Di Giacobbe, che forse ci accomuna anche il cognome, ha avuto questa bellissima iniziativa concomitanza con l'amministrazione, perché l'amministrazione comunale appunto insieme hanno pensato di fare appunto questo pranzo di beneficenza.
Io sono 18 anni che sono responsabile di questa Caritas e abbiamo circa 400 persone che quotidianamente vengono a bussare alla nostra porta. Mi rallegra questo flusso di persone, quindi queste persone che si sono sentite veramente toccate dal vivo, perché la solidarietà deve partire dal cuore, non dalle mani, e questo mi fa capire che in un piccolo paese le persone rispondono a questa iniziativa. Quindi ringrazio sentitamente l'amministrazione tutta, ringrazio tutte le persone che parteciperanno appunto a questo pranzo di beneficenza e in primis ringrazio Cenzino Di Giacobbe, perché è il presidente del Circolo Anziani, che ha tante iniziative e che insieme anche con la Proloco e con l'associazione appunto di Padre Pio siamo in quattro, che siamo la forza del paese, perché sposiamo una dura realtà. Però io penso che se ci prendiamo per mano e ci abbracciamo riusciremo a uscire fuori da questa terribile crisi. Siamo con Patrizia Panichi, portavoce del Comitato Genitori dell'Istituto Peano Rosa di Nereto. Sappiamo che da poco l'istituto ha subito un furto a danno dei ragazzi disabili, e questa giornata di oggi, questo pranzo dedicato appunto alla raccolta di fondi, anche per in qualche modo riparare a questi danni subiti. Sì. Ringraziamo tantissimo il Circolo Anziani che ci ha dato questa possibilità, loro sono veramente delle persone super attive e sensibili a queste cose, quindi abbiamo chiesto la loro collaborazione proprio per cercare in qualche modo di collaborare e avere questa una parte della raccolta dei fondi per provvedere a mettere a posto un po' l'istituto che ha subito questi gravi danni e un po' dappertutto, però soprattutto hanno colpito l'aula dei ragazzi disabili, e quindi vorremmo quantomeno non attendere i tempi lunghissimi della provincia e cercare in qualche modo di provvedere almeno per le cose diciamo più piccole, quelle alla nostra portata, cercare di appunto rimettere a posto quest'aula nel più breve tempo possibile. Quindi anche se la scuola sta finendo vorremmo almeno chiudere mettendo tutto in ordine, sperando che poi insomma ci lascino perdere per un po' di tempo almeno. Quanti sono i ragazzi disabili che ha l'istituto? Il gruppo H è formato da 35 ragazzi, ci sono disabilità diverse all'interno e diciamo questo è quello che diciamo il punto più importante di questa cosa. Poi ovviamente i danni sono stati fatti un po' in tutto l'istituto, quindi ecco, toccherà alla provincia intervenire. Lo sappiamo, i tempi sono quelli che sono e si allungano sempre di più, purtroppo i fondi mancano sempre, e quindi ecco da questa idea di collaborare col Circolo Anziani. Ecco appunto l'importanza di manifestazioni come questa. Sì, noi siamo assolutamente insomma in prima linea su questa cosa, cerchiamo di fare del nostro meglio, siamo delle mamme, lavoriamo tutti, mamme e papà, quindi lavoriamo tutti e stiamo cercando, ecco anche loro, anche gli insegnanti insieme ai ragazzi hanno fatto dei piccoli lavoretti con i tappi di sughero, e quindi anche questo è un motivo di orgoglio, perché magari li venderemo e dal ricavato, insomma si tratta di piccole cose, però ecco, è importante fargli capire che questi ragazzi hanno bisogno, e hanno bisogno anche le loro famiglie, perché un genitore che ha un ragazzo disabile ha bisogno della scuola, che comunque insomma per una parte della giornata possa essere impegnato in altre attività, e anche per loro insomma è un momento di respiro, di riposo per poi affrontare il pomeriggio dove invece sono da soli, ecco. Oggi è una giornata di solidarietà, come a Nereto se ne fanno oramai da anni. È importante perché oggi aiutiamo due importanti strutture e associazioni che sono presenti sul nostro territorio. Intanto la Caritas, che svolge una funzione sociale di primo piano importantissima, e poi questo comitato appena nato di genitori del Peano Rosa, che cerca insieme alla provincia di affrontare alcune problematiche dell'istituto scolastico. Noi come amministrazione abbiamo
da subito appoggiato l'iniziativa perché ci è sembrata meritoria ed era giusto far sentire la nostra presenza. Oggi l'amministrazione è qui con diverse persone della giunta e diversi consiglieri e siamo contenti che ci sia questo movimento di persone che aiutano le associazioni, le istituzioni presenti sul comune. Ognuno può portare un mattone, ognuno può mettere un singolo euro per costruire delle cose importanti. L'associazione Anziani di Nereto è un'associazione molto importante che arricchisce tutto il territorio. Beh, oramai è davvero una istituzione che lavora da tanti anni. Noi siamo fieri di averla sia per le iniziative che fa, sia per la tipologia di iniziative che fa. Sono molto molto attivi, aiutano l'amministrazione a far fronte, a fronteggiare le emergenze sociali. Di questo noi ringraziamo il Presidente, tutti i soci e coloro che si adoperano quotidianamente per tenere viva questa associazione e oggi le persone che sono presenti, le tante persone, sono un riscontro appunto di questa attività capillare che loro fanno. Complimenti e noi diciamo come amministrazione grazie veramente al Circolo degli Anziani. Sono contento di questa iniziativa in quanto lo stare insieme è il centro anche del messaggio cristiano. Quindi vorrei che prima di che cominciassimo a mangiare una preghiera breve, un santo rosario, affinché nel nome del Padre, Figlio e lo Spirito Santo, Padre nostro. Dobbiamo neanche scoraggiare, Gesù Cristo è partito con 12.